Non è certamente l'aspetto agonistico quello che emerge più di ogni altro dall'avventura dell'associazione Leoni Sicani, da 7 anni protagonista in tutta Italia con la pratica del wheelchair, ovvero hockey su carrozzina elettrica. Stamattina al pallone tenda di Sciacca si è disputata una nuova importante gara contro i Black Lions di Venezia, che comandano il campionato di Serie A, Girone B, e che sono avviatissimi verso i playoff scudetto. Sul piano sociale cosa significa questa esperienza dei Leoni Sicani, che sono sempre più apprezzati? Noi già da 7 anni che facciamo parte di questo gruppo, è diciamo un gruppo dove mira principalmente a far uscire i ragazzi disabili fuori dalle proprie mura amiche, cercare di socializzare, di fargli vivere la vita, più che altro è nel sociale, noi che poi lo sport naturalmente contribuisce anche nelle partite ad avere adrenalina, ad avere degli stimoli in più, ma principalmente per far uscire i ragazzi disabili fuori dalle mura di casa. Sauro Corò, dirigente del Lions di Venezia, qual è il significato sociale del ruolo, insomma, al di là del fatto sportivo agonistico che è molto importante, ma soprattutto quello sociale? Beh, quello sociale di questo sport per me è fondamentale, anzi noi siamo nati proprio per questo, per dare la possibilità a ragazzi, soprattutto con malattie degenerative, a poter fare dello sport. Questo è l'unico sport che ragazzi con distrofie muscolari, sclerosi multiple, SMA o SLA possano fare, perché usano tutti i giorni la carrozzina elettrica, e se magari il nuoto, il basket in carrozzina, il tennis carrozzina, loro non potrebbero farlo. Questo è l'unico sport che qualsiasi persona con disabilità, ripeto, anche molto grave, riesce a fare. Quindi è uno sport, ha un valore molto significativo a livello sociale. E l'hockey su carrozzina, che tipo di circuito è molto seguito in questa fase, in crescita? Beh, molto in crescita. Ci ricordiamo, non tutti sanno, che anche quest'anno, l'anno scorso, la nazionale è arrivata seconda agli europei in Olanda. È un movimento che sta crescendo, ci sono 2 gironi di Serie A composto da 6 squadre e dopo c'è anche il girone dell'A2, che ci sono altre tante squadre, ce ne sono di più, più o meno saremo sui 30-35 club in tutta Italia, però è molto molto in crescita, speriamo.